ritrovati. Vi avevo promesso la recensione della stufa MCZ. Allora, adesso è circa un mese che la stiamo usando, ci stiamo trovando benissimo. Sapete che abbiamo avuto qualche problema con questa stufa all'inizio, ma problemi che siamo riusciti a risolvere grazie all'assistenza dell'MCZ e all'intervento di Bertalli, che è praticamente il negozio dove l'ho acquistata. Allora, ho bisogno del cameraman ovviamente e della stufa spenta, quindi la girerò stasera con l'aiuto di mio marito, perché la stufa deve essere spenta, così vi faccio vedere bene anche il serbatoio di carico e tutto, quindi non posso assolutamente farvela vedere con la stufa accesa, dobbiamo aspettare stasera, quindi stasera girerò il video. Volevo comunque dirvi che non sono riuscita a trovare un accordo con la coach, pazzesco ragazzi, davvero, quindi ho aperto il contenzioso con PayPal. Se in una settimana non si fanno sentire, PayPal li prelevano automatico i soldi dal conto e mi restituisce i soldi, e così posso comprarmi il regalo del compleanno che praticamente non ho comprato, e quindi vedrò se acquistare appunto il secchiellino di Tory Burch, che però prenderò il mese di aprile perché è molto caro, e nel frattempo con il credito insomma devo prendere delle cose che mi servono, quindi comunque quest'anno il regalo è slittato notevolmente. Ci vediamo dopo la sigla, che vi faccio vedere, vi spiego bene la recensione della stufa MCZ. Intanto, se vi va di supportarmi con un bel like, di farmi vedere il vostro affetto, sarei ben contenta. Iscrivetevi al canale per non perdere i video futuri e attivate la campanella così siete informati di quando metto online un nuovo video. Messo la recensione della stufa MCZ in serpentino, la facciamo la sera perché la stufa, da quando è stata acquistata, quindi quasi un mese fa, sta continuando ad andare, e questa è una stufa che non si può aprire a meno che sia spenta, perché se voi l'aprite o alzate solo il coperchio di carica del pellets, la macchina si arresta. È completamente wifi, è comodissima, si accende e si spegne automaticamente, l'ha impostata mio marito così, collegandola appunto al wifi, alla rete di casa. Allora, abbiamo le ventole ambiente che sono qua sopra e le ventole laterali che servono per scaldare i lati. Noi l'abbiamo messa, averla installata in questa posizione, perché avendo un ambiente in open space riscalda tutta la cucina, parte della sala, i bagni e le stanze. È veramente molto potente, è un 11,9 kW, è in serpentino, che è una pietra naturale, ok? E adesso vi faccio vedere. Allora, aprendo così, adesso la stufa è spenta, questo è il serbatoio di carica, ok? Dentro qui ci va all'incirca un 30 kg di pellets, quindi due sacchi da 15. Il carico, il serbatoio viene giù tutto lungo verticale la fiancata della stufa, che in questo caso qua è metallo e qua è in pietra, ok? Allora, noi usiamo un pellets russo molto buono, con un indice di calore notevole e sporca meno la stufa. Allora, per adesso, siccome è in fase di spegnimento, la si può aprire, si può aprirla già, bisogna aspettare che finisca. Allora, quando le ventole non finiranno di girare, con questo arnese potete aprire la stufa, quindi si impugnerà questa parte qua del vetro e, facendo leva così verso l'alto, si apre lo sportello. Ok, qua sotto c'è un ulteriore sportello dove non posso aprirvela, ma ve la spiego semplicemente. All'interno c'è questo grande serbatoio che va a contenere il residuo del pellets bruciato nella camera di combustione. Ok, si aspira una volta alla settimana, prendo questa manovella, viene fuori un cestellino di alluminio e con l'aspiracenere andate a pulirla una volta alla settimana. È molto pesante, queste pietre sono state messe dopo
aver installato la stufa, perché è una stufa che è stata installata proprio sul luogo ed è stata ordinata appositamente per noi, perché non è, rientra nelle stufe standard. Quando finiranno le ventole di girare, tra 10 minuti, ve l'apro. Una cosa c'è da dire di questa stufa: voi sapete che all'inizio abbiamo avuto dei problemi, ma come dicevo già precedentemente, abbiamo risolto grazie all'assistenza NCZ e grazie a Bertagli, che è il distributore che ce l'ha venduta. È una stufa che si accende subito, ha un'accensione immediata. Nel momento in cui voi la programmate per un orario, quando è quell'ora si accende immediatamente e fa subito le fiamme, non ci impiega tanto come le altre stufe tradizionali, è velocissima, cioè si accende subito e fate il conto che lei parte alle 6 del mattino, alle 6 e mezza la casa è già calda, tanto è vero che non mi scatta neanche il metano, quindi favolosa. L'unica cosa che è un po' più lunga è lo spegnimento, forse perché è una stufa molto grossa che carica tanto, scalda tanto, perché noi abbiamo circa 120 metri quadri sopra e scalda tutto davvero. In questa stagione la usiamo potenza minima perché non si può di più, perché altrimenti fa troppo caldo. Non l'abbiamo usata in inverno perché l'abbiamo ordinata a dicembre, ce l'hanno messa a febbraio, quindi non vi sappiamo dire. Quest'inverno magari farò un review e vi dirò come scalda appunto in inverno. Comunque, ecco, vi stavo dicendo, siccome è molto grossa e ha 11,9 kW, la fase dello spegnimento è più lunga rispetto a quella dell'accensione. Però siamo estremamente contenti, nonostante abbiamo avuto parecchi disguidi all'inizio. È una stufa che non è economica, se vi interessa il prezzo me lo scrivete nella info box qua sotto e io vi informo di quanto è il costo, installazione e tubi ovviamente a parte. Ci vediamo dopo quando le ventole si spengono. Apriamo. Ovviamente il consumo di pellets è rapportato a quanto la fate andare e a che potenza la fate andare. Mi sono dimenticata di dirvi che è regolabile dall'app in tutto, Allora apriamo, anche se la impostate sull'automatico, ok? Adesso esce il calore, quindi non si può toccare lo sportello, è veramente molto facile da pulire, ripeto, cassettina una volta alla settimana, pulizia ordinaria tutti i giorni. Questa è la camera di combustione, ok? Qui c'è una griglietta che si alza, adesso è molto calda, e poi quando è raffreddata si può pulire, aspirare con l'aspiracenere e basta. Quindi tutto il lavoro, ovviamente è un lavoro molto ridotto rispetto al lavoro del camino, perché la stufa va in automatico, la potete spegnere e riaccendere se fa troppo caldo, la interrompete, non c'è bisogno di aprirla, di pulirla, la potete far ripartire, la pulite la sera. Noi, la stufa nostra va dalle 6 del mattino alle 8 di sera, si accende e si spegne in automatico e fa tutto da sola. Veramente un ottimo prodotto. Questo dovevo recensirlo perché qualcuno me l'ha chiesto su YouTube e ci tenevo appunto a farlo. Quest'inverno vi farò il review dell'utilizzo durante i mesi invernali. Questa è la app dell'MCZ, vedete, lei va, adesso è in crono off, vuol dire che è spenta. In casa ci sono 23 gradi e mezzo. Crono on è quando va, crono off devo mettere adesso in crono on, così automaticamente domani si accenderà. Ok, adesso resta comunque spenta, però l'abbiamo impostata. Ci sono queste qui, il volume delle ventole, è abbastanza semplice come grafica dell'app. Questo è il tasto di accensione e di spegnimento, ma se l'hai impostata in automatico non va mai toccato, ok? Perché adesso io l'ho spenta in manuale, vedete, con l'app ho dovuto rimettere su crono off on, che è la programmazione. Praticamente lei domani riparte all'orario in cui è stata programmata. È veramente semplice da gestire, è touch, quindi è comodissima. Domani mattina vi farò vedere qualche
piccolo cenno della stufa in funzione per chiudere appunto il video della E recensione. c'è la stufa in funzione, è questa, vedete? Questo è il rumore che si sente al minimo dopo che ci hanno sostituito i due motori, perché la stufa aveva preso un colpo durante il trasporto e secondo me non era solo il discorso della fiancata esterna, ma c'erano anche dei problemi a livello interno. Non va mai aperta. Praticamente solo quando lei finisce di terminare, cioè alle 8 di sera. Allora potete aprire. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!